delle competenze necessarie, poi negli uffici della città metropolitana hanno lavorato per riscrivere in modo consapevole e partecipato i capitolati d'appalto per il servizio della distribuzione automatica degli alimenti negli istituti scolastici, cioè le cosiddette macchinette che ci sono negli istituti, perché sappiamo che i capitolati vengono poi iscritti dalle scuole stesse, e quindi loro saranno quel supporto per la loro scuola nella restrizione di questi capitolati. Il liceo Regina Margherita, con il supporto dell'ufficio contenzioso, il servizio tutte le fauna della flora, hanno fatto un'attività di gestione delle sanzioni amministrative relative alla caccia, alla pesca, alla raccolta dei funghi e dei tartufi, e quindi hanno seguito tutto il percorso, dal ricevimento del verbale, emissione delle ordinanze di ingiunzione nel caso di mancato pagamento e tutta la gestione del contenzioso. Il liceo Einstein invece è stato inserito alcuni ragazzi nel servizio tutte le fauna e flora per il rilascio delle tesserine della raccolta dei tartufi e dei funghi, sono previste anche delle attività in uscita con i nostri dipendenti per il recupero della fauna selvatica, e si spera che ci sia l'occasione anche per il reinserimento di alcuni animali nel loro habitat naturale. Altre iniziative che sono invece in collaborazione con gli incendi sono state quelle di un monumento da scoprire, che hanno visto i ragazzi impegnati nella produzione multimediale di un sito web, i ragazzi del Gramsci di Ivrea, di Guarini e l'avvocato dello Ferraresi di Torino, perché ci sono nella città metropolitana dei monumenti che in realtà sono poco considerati dal pubblico, quindi si è deciso di prendere in considerazione questi monumenti, e loro hanno costruito un sito web con testi e immagini in modo tale da l'obiettivo era quello di riuscire a catturare l'interesse appunto dei cittadini. Un altro lavoro è quello con collaborazione con l'associazione Centro Scienza Onlus, che ha visto ben 234 studenti impegnati in questo progetto di alternanza. Cosa hanno fatto i ragazzi? Sono dei studenti che hanno partecipato alla realizzazione di prodotti comunicativi per contenuto scientifico. E spesso leggiamo anche degli articoli giornalisti che non hanno nessuna competenza dal punto di vista scientifico, e quindi sviluppano una comunicazione anche errata. Bene, loro si sono documentati, hanno seguito un percorso, hanno anche simulato delle esperienze realistiche. E cosa hanno fatto? Sono riusciti a creare dei laboratori, ben 50 laboratori, e sono nati nelle scuole di primo grado, quindi nelle scuole primarie, nelle scuole secondarie di primo grado, a presentare questi laboratori ai ragazzi più piccoli. E addirittura questi laboratori sono stati inseriti nel programma ufficiale del settimanale della scienza del 2017 e quindi proposti in questa veste alle scuole del territorio. L'ultima che vi voglio segnalare è dal titolo 6, i personaggi cercano l'autore, in collaborazione con la casa degli insegnanti, ha visto la partecipazione di 87 studenti. La realizzazione di un vero e proprio prodotto editoriale collettivo, che è stato destinato sia alla produzione cartacea, quindi è stato pubblicato sia cartacea che elettronica. Gli studenti sono riusciti a percorrere tutta l'intera filiera del libro, quindi dall'idea letteraria sono stati seguiti da uno scrittore, hanno poi lavorato sul testo, sul progetto grafico, quindi con l'editore e l'illustratore, sono stati seguiti fino al lancio commerciale. Il percorso ha portato alla realizzazione dell'opera collettiva dal titolo A proposito di Berlin, che è una raccolta di racconti ispirata alla saga di Berlino di Fabio Geda e Marco Magnone, ed è stata presentata al Salone del Libro 2017 di Torino. Quindi, solo per farvi l'idea di quello che si potrebbe veramente realizzare in alternanza, delle attività che possono essere sia trasversali, perché in questo caso sono stati presi in considerazione degli studenti, in particolar modo appunto, come avete visto, dei licei, proprio perché i licei sono quelli che risultano avere più difficoltà proprio di relazione con i territori, ma che sono trasversali in realtà questi progetti. E quindi i ragazzi potrebbero partecipare sia se appartenendo a un liceo o a un solo tecnico. Mi sembra che sia un modo per poter attendere questa variazione di questa legge, ribadisco, assolutamente inadeguata, ma dare un segnale di aiuto alle scuole che si trovano di fatto davvero impreparate, perché il problema principale di questa legge 107, ma in particolare di tutte queste leggi in generale negli ultimi 20 anni, è quello che vengono
vengono addossate alla scuola delle competenze di progettazione, di organizzazione, che purtroppo le scuole non hanno. E quindi proprio i nostri uffici, in particolare appunto il CEDEI, vuole proprio tentare di rendere quelle scuole autonome nella progettazione. Questo è un po' il nostro, la nostra idea. Quindi dimostrare che esiste la possibilità di fare un'alternanza, comunque delle progettazioni didattiche di un certo rilievo e aiutare le scuole ad imparare a progettare. Purtroppo i tempi sono molto stretti perché ho visto anche qualche segnale, come dire, di sollecito alla chiusura da parte del personale della struttura. Ci sono delle domande proprio rapidissime? Direi di no. Intanto vi ricordo che questo non vuole essere ovviamente un punto conclusivo, ma per noi è l'inizio di un percorso. Abbiamo avuto degli stimoli interessantissimi da parte di tutti i relatori, quindi sia da parte di coloro che lavorano proprio nella scuola, degli insegnanti, e anche da parte dei nostri insegnanti delle istituzioni, perché ricordiamo che tutti i portavoce che hanno parlato oggi hanno